Radio Amore presenta Punto d'incontro, programma di informazione politica, sociale, culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, oggi a Punto di incontro ospite in diretta Emilio Missuto. Ciao Emilio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Emilio è un imprenditore di Gela che per un debito con un fornitore di 23.000 euro è stato dichiarato fallito. Mentre a suo tempo aspetta dallo Stato, così tra virgolette possiamo dire, circa 1 milione di euro. Ci puoi raccontare la tua vicenda? Niente, io ho iniziato una protesta circa 2 anni e mezzo fa. Oggi è da giorno 6 che ho iniziato la mia protesta, messo davanti al Tribunale di Gela, nel piazzale antistante al Tribunale di Gela, facendo lo sciopero della fame da giorno 6. Proprio perché una delle nostre società è stata dichiarata fallita proprio per 23.000 euro di sorte capitale che con gli interessi e spese legali è arrivata a 32-35.000 euro, che è l'imposto minimo per rendere fallita una società. La stessa società che rappresentavo, che lavorava per il settore pubblico, aveva aperto un contenzioso contro un comune sardo per un importo di 1 milione di euro circa nell'anno 2006. È dal 2006 che cerchiamo giustizia, ecco perché la mia protesta parte qui sul territorio di Gela dinanzi al tribunale come simbolo. Ho chiesto più volte di parlare non solo con il presidente del tribunale ma con il presidente della Repubblica in qualità di capo supremo della magistratura, proprio perché non posso pensare che in Italia la giustizia sia così carente, visto che siamo così bravi a criticare la giustizia di altri popoli, quale appunto quella dell'India, dove ci sono due nostri concittadini che hanno dei problemi legali e hanno tempi talmente lunghi. Quindi noi italiani siamo così bravi a criticare la giustizia altrui e non ci guardiamo i nostri problemi. Allora, hai detto la tua vicenda, il tuo calvario inizia nel 2012, no? Quando per un debito contratto con un fornitore che non riuscite a pagare, il tribunale... Fornitore che era di 23.000 euro ma che sì, purtroppo non riuscivo a pagare proprio perché l'ente che peraltro non ha fatto nemmeno l'atto di consistenza, cioè il documento che attesta le opere che avevamo eseguito noi nel momento in cui avevamo deciso di aprire questo contenzioso. Secondo il codice degli appalti l'ente doveva fare un atto di consistenza, che è un SAL, sì, e pagare quelle opere che avevamo fatto, cosa che non è stato fatto fino a oggi. Peraltro la mia società ha deciso, visto che operavamo sul settore pubblico, però opere a difesa e a tutela dei cittadini, quali appunto fiumi, consolidamenti eccetera, abbiamo deciso di esporci come società dando fiducia all'ente. Ecco perché ci siamo trovati in questa situazione. Adesso l'ente perché non vi vuole pagare? Ma sinceramente quello che è successo in Sardegna è paradossale, sì, al di fuori di ogni principio logico sia ingegneristico che legale, proprio per il fatto che non c'erano tutte le autorizzazioni. Il lavoro è stato consegnato velocemente, è stata fatta una perizia insufficiente per rendere l'opera funzionale e quindi per evitare che il fiume si ripassi abbiamo dovuto fare delle opere accessorie e ci troviamo in una situazione in cui più l'ente non ha saputo più gestire la situazione. Il lavoro comunque è stato completato alla fine? Quasi completato, soltanto che poi non ci siamo trovati
di fronte all'impossibilità nel proseguire, perché già eravamo esposti di 1 milione di euro, poi ci siamo trovati davanti a un ponte che era impossibile realizzare, e a questo punto visto che sui ponti passavano delle scuole scolaresche, cose varie, abbiamo deciso di fermarci e non continuare ad esporci ancora di più. Quindi sostanzialmente è dal 2006 che siete in contenzioso e ancora la causa non è conclusa, da quello che ho capito. Peraltro quando io mi sono legato la prima volta dinanzi al tribunale per chiedere giustizia, avevamo acceso una riserva al tribunale di allora, dicendo innanzitutto di pagare le somme dei lavori eseguiti e chiedere successivamente una CTU che valutasse tutte le opere a corredo che avevamo fatto in più che non sono state contabilizzate, ma la magistratura da allora a oggi non ha risposto. Peraltro so che è stata sciolta una riserva in Sardegna e mi recherò in Sardegna continuando lo sciopero della fame. Sì. Quindi mi sposto da Gela, vado a Cagliari, peraltro sto toccando enormi costi in qualità di direttore tecnico e di colui che è detentore e conoscitore di quello che è stato realizzato in quell'opera, sull'incontro che ci sarà davanti al CTU per vedere cosa esce fuori da questo nuovo tavolo d'incontro. Non l'abbiamo detto, ma tu da giorno 6 di ottobre sei in sciopero della fame. Sono in sciopero della fame, ho già perso 6 kg, continua ad inoltranza fino al risolvimento e scioglimento di tutto la mia situazione, che è abbastanza grave. Sono disposto, se non vengo ascoltato, a fare anche lo sciopero della sete, però facendomi assistire dalla sanità. Non voglio suicidarmi, certo. Sono cattolico, sono contro il suicidio, però devono per forza di cose ascoltarmi. Tra l'altro una situazione drammatica non solo per te, ma anche per tutte le famiglie che lavoravano nelle tue aziende. L'unica cosa, l'unica forza che mi dà di non mangiare è sapere che a casa ci sono 50 famiglie distrutte, rovinate, che sono le famiglie dei miei lavoratori, comprese le nostre 5 famiglie, perché ci sono anche le nostre lì in mezzo, perché tutta la situazione, tutta la situazione di crisi economica si è ripercorsa su tutte le attività di famiglia. Abbiamo anche altre società che versano in crisi solo esclusivamente perché lo Stato non ha soldi e quindi manda in contenzioso quello che una società che dopo aver lavorato non riesce a incassare i propri crediti. Tra l'altro solerte lo Stato a dichiararti fallito nel 2012, credo con subito in meno di un anno, e invece dal 2006 che aspetti una risposta che non arriva. È una situazione paradossale. È 2 anni che lotto, ho fatto anche precedentemente uno sciopero della fame di 90 sì. giorni, ho perso 30 kg e sono stato ricevuto dalle massime autorità statali, quale appunto il consigliere generale di Stato al Quirinale, il prefetto Castella. Ho avuto l'assicurazione di tutto, so che il Quirinale ha acceso presso il Quirinale un ricorso al Presidente della Repubblica. Attendiamo, però la situazione è che se non fanno le istituzioni più celere a prendere una decisione, io crollo definitivamente. Peraltro i poteri forti, quali le banche, visto che i soci hanno prestato garanzie alle società, i soci si vedono svenduti i propri beni personali solo esclusivamente perché avevano firmato a garanzia di debiti che non avevano fatto i propri soci, ma aveva fatto a contratto la società. Quindi è il paradosso anche questo, perché se la società ancora aspetta giustizia, i poteri forti contro le banche, cioè i poteri forti contro i soci, stanno andando talmente veloce che gli stanno dilagando, cioè sperperando tutto il patrimonio immobiliare.
Quindi cioè, voglio dire che tu e la tua famiglia siete esposti in questo momento nei confronti delle banche? Ti stanno erodendo? Mi sento ricattato di fatto, sì? Da qualsiasi punto di vista. Ricattato dallo Stato perché devo avere paura nel parlare, nel fare, perché chi prende poi una decisione la prende naturalmente così, senza sapere chi c'è dall'altro lato. Ma... le banche, sì. Anche parlare con le banche, nel mio diritto per esempio far controllare gli interessi che sono state pagati fino a oggi, però devo per forza di cosa sottostare a quello che loro dicono, perché in questo momento se smuovo qualche carta loro mi vanno a vendere i beni personali. Ah, capito. Ma la politica, la nostra politica, i nostri onorevoli deputati, abbiamo parecchi onorevoli sia all'ARS sia a Roma, abbiamo anche, noi siamo... Sì. Io non ho mai avuto fiducia nella politica, sì. Ho avuto il mio orientamento politico, ma come imprenditore non mi sono mai esposto in una, in una corrente, perché altrimenti potevo essere ricattato dalla corrente opposta. Però sono stata aperta a tutti i politici che sono intervenuti fino ad oggi a favore mio, però ripeto, nulla è stato fatto fino ad oggi. Io, al di là del fatto che, al di là di qualsiasi orientamento che un imprenditore può avere nella politica, è chiaro che i politici eletti devono fare gli interessi del territorio. In questo caso noi, come radio... sostengo sempre io, sì. Visto che peraltro ci sono tanti esponenti politici siciliani, anche esatto. Tutta Italia, nessuno ha fatto nulla per me, per un loro corregionale. Tra l'altro noi di San Cataldo, l'assessore attuale alle attività produttive della regione Sicilia è di San Cataldo, è l'assessore Linda Vangheri. Non so se hai avuto modo di avere dei contatti o meno. No, nessuno mi ha contattato, peraltro credendo in questo stato, noi abbiamo fatto ingenti investimenti qui sotto, utilizzando una legge agevolativa, però il responsabile sì. Unico del procedimento, che è il comune di Niscemi, chiude l'investimento, non ho capito come, utilizzando una percentuale agevolativa che io non ho, la società che rappresentavo non ha mai chiesto, quindi altre cause contro lo Stato solo esclusivamente perché un dirigente decide arbitrariamente di applicare o meno una legge agevolativa o meno. Quindi siete in condizione... La situazione è paradossale veramente, io non ce la faccio più, ho chiesto più volte, ho gridato più volte aiuto a tutti gli organi istituzionali, agli organi politici, alla magistratura, alle prefetture, alle procure, sono caduto, visto che sono dinanzi a un tribunale, in crisi anche psicologica, perché ho perso la ragione, non capisco cosa sia più giusto o quello che sia sbagliato, perché sinceramente noi pensavamo prima di tutelare gli interessi del cittadino e poi gli interessi della società. Ci siamo esposti contro questo comune solo esclusivamente perché erano con le fuviate, se il fiume straditava c'erano morti, quindi alla fin fine non solo abbiamo tutelato l'attività dell'amministratore unico che è responsabile se bloccava i lavori, eventualmente se il fiume straditava c'erano dei morti, quindi si aprivano dei contenziosi penali nei confronti dell'amministratore. E invece io sono deciso di andare avanti, mi sono esposto, ma ho capito che qui in Italia non c'è giustizia terrena. O perlomeno non che non ci sia giustizia, che ci sia una giustizia un po' filopolitica, diciamo. Infatti si fanno tante belle chiacchiere in televisione, ma poi come vediamo dalle voci che sentiamo dal territorio è tutto il contrario. La cosa peggiore è il blocco di una microeconomia che naturalmente pagava le proprie tasse, svolgeva i propri compiti, aveva la propria dignità, è stato derubato e spogliato 50 persone per me inutilmente, perché servivano a questo Stato, e invece si sta pensando solo agli interessi solo di poche persone in questo momento. Ma adesso tu sei, abbiamo detto, in sciopero della fame, davanti... dinanzi a un
dinanzi al tribunale, sì. Dorme in tenda, sono abbandonato totalmente, mi sento un po' giù, naturalmente mi sento sopra la fame, psicologicamente sono a terra, un po' arrabbiato con tutti, non riesco a capire dove sia l'associazione industriale, dove siano gli altri imprenditori, dove che ne so, l'organo collegiale degli ingegneri, ho chiesto, non lo so, dove sono tutti questi? Tutti, anche Confindustria, Confartigianato, dove sono? Sotto la terra. Quindi non hai avuto appoggio, comunque solidarietà da nessuna, da nessuno. La solidarietà l'ho avuta, sì. da tutti, però la solidarietà è una parola che ha un'arma a doppio taglio, in sì. che senso? Avere ragione e non avere la sostanza non è ottenere non serve a niente. La solidarietà io di genere l'ho avuto, la solidarietà sì. da parte della procura l'ho avuta, la solidarietà da parte del Presidente della Repubblica l'ho avuta. La solidarietà non può permettere a una società di poter vivere, pagare i propri debiti e poter andare avanti nelle proprie attività. La solidarietà non consente al cittadino di ritornare e riappropriarsi della propria vita. Sostanzialmente pretendi, e come di giusto, giustizia, che sia fatta giustizia. Ma non solo per me. Certo, ripeto. certo. Quindi, dicevo, adesso sei in sciopero della fame, cosa ti aspetti e quali sono a questo punto le tue future azioni? Niente, io mi aspetto innanzitutto da parte del Tribunale di Cagliari, naturalmente in tempi più veloci possibile, la chiusura del processo. Naturalmente aspetto giustizia, aspetto che il Comune Sardo paghi la società per le opere realizzate e aspetto che il Tribunale di Cera paghi i debiti per poter riconsegnarmi in bonus alla società e ritornare al lavoro, naturalmente con l'appoggio di qualche organo istituzionale, quali prefetture eccetera eccetera, in attesa che mi rilanciano nel mercato. C'è un contenzioso col Presidente della Repubblica che so che peraltro anche gli affari giuridici si sono interessati al mio caso e stanno spingendo questo ricorso. Spero perché colui che deve prendere una decisione lo faccia nel più breve tempo possibile, cercando perlomeno di tutelare gli interessi di cittadini che lavorano e servono questo Stato. Dico, poi abbiamo, come dicevi, anche ricordavi prima tu, tantissimi onorevoli deputati siciliani, sia a Roma che a Palermo, poi Caltanissetta abbiamo Cardinale, mi vengono in mente i fratelli Cancelleri, non so, Agela forse Arancio, se non sbaglio, Pagano di San Cataldo anche. Si potrebbero interessare, come dice, non a parole, dando solo solidarietà di faccia, anche ma concretamente a questo caso. Noi come Radio Amore facciamo anche un appello perché chi può si interessi concretamente a questo caso. Ma anche perché, ripeto, non stanno facendo gli interessi solo di una società, ma stanno sì. facendo gli interessi di una piccola collettività che sono 50 famiglie. Ricordatevi che le 50 famiglie erano nostri dipendenti, tramite l'indotto arrivavamo a 300-400 persone noi. Quindi le lascio immaginare cosa, una micro economia bloccata. E si pensa di uscire dalla crisi, se non si sbloccano queste situazioni si rimane così in una situazione di stand-by proprio. Guarda, l'ossatura economica italiana è proprio fatta dalle piccole e medie imprese. Poi figurati in Sicilia le imprese che arrivano, che superano i 30 dipendenti si contano sulle dita di due mani. L'interesse nazionale invece, come vediamo spesso, va verso le multinazionali, verso i grandi gruppi e a discapito invece di chi regge effettivamente l'economia italiana. Io ti chiedevo a questo punto,
penso che abbiamo detto un po' tutto sulla tua vicenda, non so se rimane ancora qualcosa da dire, vuoi aggiungere? Niente, guardate che chi manda avanti un popolo è il cittadino, se non si aiuta il cittadino, cioè non si può pensare di far uscire da questa situazione, cioè bisogna nuovamente ridare in mano il potere ai cittadini. Allora, noi ti auguriamo di cuore che tu risolva questa vicenda che veramente non solo paradossale, è kafkiana, perché non si capisce perché non sia stata ancora risolta. Rinnoviamo l'invito ai nostri politici di interessarsi concretamente e effettivamente dei problemi del territorio. Ti lascio con un in bocca al lupo, non so veramente. Grazie, che di lupo ne abbiamo bisogno. Ok, ti ringraziamo, Radio Amore, il punto d'incontro finisce qua, lascio i nostri radioascoltatori con il proseguimento dei programmi di Radio Amore. Grazie Emilio.